Racconti del crimine di Tanizaki Junichiro, Marsilio Editori. Storia di Tomoda e Matsunaga. 5 o 6 anni fa ricevetti una lettera da una donna della provincia di Yamato di nome Shige, a me sconosciuta. Per essere esatti, era il 25 agosto del nono anno Taisho 1920. Posso citare la data in modo inequivocabile perché la conservo tuttora. Sono abituata a ricevere molte lettere da giovani letterati in erba, ma quando ho da fare non trovo neppure il tempo di darci una scorsa e le ammucchio in un angolo dello studio. Così può succedere che finisca per dimenticarmene. Fui attratto dalla lettera di Shige perché i caratteri sulla busta non erano scritti a penna, ma vergati con il pennello in uno stile elegante e all'antica. Ruppi il sigillo e la lessi. Il mittente era Shige, moglie di Matsunaga Jisuke, provincia di Yamato, distretto Soegami, villaggio Yaju, frazione 20. Al primo sguardo ebbi la sensazione che questa volta non si trattasse della solita lettera di una ragazza aspirante scrittrice. Il contenuto è piuttosto lungo e complicato, ma dato che è il nocciolo della storia, lo riporterò qui tale e quale senza badare alle lungaggini. Egregio signore, sono lieta di sapere che gode di buona salute anche in questo periodo di caldo intenso. Come saprà alla fine, sono la moglie di Matsunaga Jisuke, residente a Yaju, villaggio della provincia di Yamato. Non ci siamo mai conosciuti di persona e mi scusi se le manco di rispetto inviandole senza avviso alcuno una lettera del genere. Ci sono fondati motivi per cui l'ho fatto e quindi la prego di leggere sino alla fine questa storia.